Cosa fare dopo il terremoto? Cosa fare dopo l'alluvione? Sono questi i due temi della campagna di sensibilizzazione e informazione Io non rischio, realizzata in Piazza Duomo all'Aquila dai gruppi di protezione civile. Diversi cittadini hanno visitato gli stand di informazione dove è stato distribuito materiale grafico, anche in lingua inglese, per due degli eventi naturali, terremoto e alluvioni, più diffusi su tutto lo stivale. Eventi naturali, appunto, che vanno affrontati con la giusta cultura della prevenzione. Lo zaino d'emergenza è il primo passo per la sicurezza. Quindi mettiamo dentro un pochino di denaro, che potrebbe essere sempre utile. Mettiamo dentro i documenti di riconoscimento, perché per qualsiasi evenienza dobbiamo averli. Le chiavi di casa per eventualmente poter rientrare a riprendere qualche altra cosa. Il kit di emergenza, nel quale ci possiamo tenere dei cerottini, alcuni farmaci che potrebbero essere anche i salvavita. Poi abbiamo la bottiglietta dell'acqua, che ci può essere utile se dobbiamo diluire dei farmaci o se dobbiamo quantomeno avere un goccino d'acqua a disposizione. Alcune pomate che ci possono essere utili se ci siamo fatti male. E avere a disposizione anche qualcosa di alimentazione che sia a lunga scadenza, perché ne potremmo avere necessità, sia perché ci potrebbero essere pazienti diabetici oppure anche per la semplice sopravvivenza. Numeri di emergenza, che sono sempre utilissimi, e vicino ai numeri di emergenza dobbiamo abbinare anche eventuali allergie e quant'altro. Poi abbiamo la torcia, che dobbiamo tenerla sempre con una pila carica, in quanto la prima cosa che va via in casa quando c'è una scossa di terremoto è la luce. Quindi per poter scendere le scale, o quantomeno per arrivare ad aprire la porta e quant'altro, dobbiamo avere una torcia a disposizione. Tutto il resto può essere anche superfluo, che sia lo smalto, che sia profumi e quant'altro, ne possiamo pure fare eventualmente a meno. Tutto questo lo mettiamo vicino alla porta d'ingresso, e nel momento in cui c'è la scossa prendiamo il tutto e usciamo, naturalmente prestando attenzione alle scale e controllando che le scale siano ancora intatte, perché la prima cosa che può succedere è che le parti laterali delle scale possono essere danneggiate da scosse di assestamento, e quindi di conseguenza controlliamo. Ma anche gli animali domestici hanno bisogno di protezione. È così che la campagna propone anche il kit per l'amico dell'uomo. Crocchette, antiparassitari, giochino, libretto sanitario, ciotola, guinzaglio, cappottino, e composto così lo zainetto dell'animale domestico, sempre vicino a quello salvavita per gli umani.